Stiamo per entrare in un capannone confiscato alle mafie che presto diventerà sede della nostra protezione civile. Un progetto realizzato grazie alla Prefettura di Milano e a un cofinanziamento di Regione Lombardia. I lavori per la sua riqualificazione sono partiti nel mese di gennaio e termineranno entro dicembre. Il progetto prevede una spesa di 450.000 euro, di cui 150 sono finanziati da Regione Lombardia e vedrà la messa in sicurezza di questo immobile. Oltre alle opere strutturali, l'intervento riguarda il rifacimento del tetto, degli impianti della struttura, la costruzione di locali spogliatoi, gli uffici e una centrale operativa con tutto questo spazio all'esterno per l'addestramento. L'intera area è di 750 metri quadrati ed ospiterà la nostra protezione civile. Troveranno dimora le loro attrezzature utilizzate per far fronte a quelle che sono le emergenze. Li abbiamo visti durante l'emergenza del periodo Covid, a loro era stata affidata la gestione dei centri vaccinali, oggi invece sono sempre in prima linea nella consegna di cibo e farmaci ai cittadini in difficoltà, ai nostri anziani. Poi intervengono tempestivamente in caso di maltempo, affiancando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Coordinano gli interventi quando il livello del Lambro, del fiume è a rischio di esondazione. Insomma, questi volontari sono sempre pronti a dare una mano quando l'emergenza chiama e il loro contributo è indispensabile e fondamentale. Ma altrettanto importante è il recupero di questo capannone sottratto alle mafie per valorizzare e trasmettere il valore della legalità.